Salve ragazzi e ragazzi, benvenuti in un nuovo Vlogmas. Ok ragazzi, stasera zuppa di latte e pandoro. Sì, perché dopo tutti questi giorni di festa, di mangiare, basta. Mo' facciamo una cosa, oddio, non è proprio leggero però. Sì, un attimo che vuole venire anche lui. Ok ragazzi, allora sto girando qualche video in modo che almeno mi porto avanti con i giorni. Allora, non ti piace Niccolò? L'hai provato e non ti è piaciuto, ok? Saluta gli amici, digli ciao, io mi vado a vedere i cartoni animati. Niccolò ha mangiato, ma non il latte, quindi adesso io mi mangio questa bella. È latte, Niccolò, latte, sì? E il pandoro e il latte di mamma. Ok, scendi, vai, vatti a vedere i cartoni. Ok, ragazzi, mamma mia. Dopo tutti questi giorni, io mi devo legare un attimo i capelli, raga, perdonatemi, ma quando mangio non riesco. E quindi, ragazzi, io oggi mi mangio il pandoro. Allora, io preferisco più il pandoro che il panettone, vi dico la sincera verità, è spettacolare. Buonissimo. Latte non zuccherato, ovviamente, perché ci sto mettendo il pandoro. Wow! Che spettacolo! Allora, sono le 21 di sera. Infatti, ho aspettato, dico, mamma mia, non avevo fame. Adesso mi è fatto un poco, poco, poco di fame. Ho detto che mi mangio pandoro con il latte. Voi lo fate? Io solitamente lo faccio con i biscotti. Wow! Raga, questi giorni di festa, mamma mia, quanto abbiamo mangiato. A dire basta, proprio basta. Però avevo tanta voglia, sapete che in questi giorni di festa non ho provato un pandoro, niente. Dolci, quando ne ho, mamma mia, quando ce ne siamo mangiati dolci. Però pandoro proprio ne ho. No. Che spettacolo! È caldissimo. Io lo amo il pandoro. C'era mia nonna quando era piccola, si faceva la zuppa col pandoro. Infatti, la prima volta me l'ha fatta assaggiare lei. Mamma Niccolò. Sta mangiando dei Smartins da un'ora e mezza, nel senso che quei pacchetti piccolini. Ci voleva proprio. Avevo un po' di fame, però dico che mi mangio. Ho detto dovevo farmi del petto di pollo. No, guardate, ho detto no, no, mi qualcosa così. Ho sentito tic, mi è caduto qualcosa. Poi il pandoro, raga. Che spettacolo. Allora, a me il panettone non mi piace perché ci sono i canditi, no? Vi dico la verità, non tanto mi piace. Ma il pandoro con lo zucchero a velo sopra è la fine del mondo. Allora, voi preferite? Così conosco anche i vostri gusti. Voi preferite il pandoro o il panettone? Mamma mia, che domandona, raga, da $1 milione. Vuole venire pure lui? Vieni. Vieni. Allora, Niccolò, io devo. Allora, tu hai mangiato. No, questo non lo puoi toccare. Questo non ti piace. Perciò, fermo il latte. Il latte di mamma. Non ti piace il pandoro, raga, a mio figlio non piace il pandoro. Niente. Non so come sia possibile. Adora i dolci, ma il pandoro non gli piace. Che spettacolo, ragazzi, mi sto. Forse è
È l'unica cena in questi giorni di vacanza che mi è piaciuta tantissimo. Ok, dai. Beh, vedere, prendi l'acqua. Ok. Praticamente a tappe io mangio, raga. Con mio figlio a tappe. Ma ti ho detto, meno male che faccio il video. Così riesco a mangiare in questi 10 minuti. Ferma. Se no, altrimenti mangio sempre in piedi. In piedi. E poi gli altri dicono che bella vita. La gente cattiva, ovviamente. No. Sublime. Quindi, ragazzi, scrivetemi giù nei commenti se preferite il pandoro o il panettone. Io pandoro a vita. Allora, questo qui era quello. Non era balocchi. Mamma, il caso di Chiara Ferragni, mo mi è venuto in mente mo che stavo mangiando questo. Allora, a me, vi dico la mia, a me dispiace, nel senso che mi dispiace per Chiara Ferragni, vi dico la verità. Mi dispiace perché comunque hanno fatto sempre cose belle, però mo ha proprio sbagliato, ma proprio sbagliato. Vi dico la sincera verità. Allora, io lo comprai il suo panettone. Infatti, mi ricordo che quando è uscito, ho detto a mia figlia: per non prendere quello il classico, no? Dico Gio, gli ho detto a mia figlia: compriamolo questo. Perché tra l'altro ne comprai due, perché uno gliel'ho regalato alla mia amica. Ho detto: guarda, compriamolo, almeno facciamo, cioè, lo mangiamo. Comunque sempre un pandoro e con la scusa facciamo beneficenza. Quando è uscita la notizia, raga, credetemi, cioè io sono rimasta. A me, ripeto, mi dispiace tantissimo. Allora, io non la seguo su Instagram, no, non la seguo, vi dico la sincera verità. Però è una ragazza a modo, simpatica, voglio dire, ma ripeto, non, qualche volta mi esce qualcosa su Facebook, ma io non è che c'ho il segui che segue lei su Fedez, sì, lo seguo. Mi è dispiaciuto, ho detto: guarda tu, ho detto vabbè, insomma, voglio dire, se ha sbagliato sicuramente pagherà. Però che strano, ma è stranissimo perché. Ma può essere che non ti accorgi, non è che stiamo parlando di 10 euro, ma dico, ma può essere che non ti accorgi che c'è sta entrata? Ma, mamma mia, io non mi capacito. A me dispiace tantissimo per lei, vi dico la sincera verità. Che c'è? Bella a togliere, vediamo se la riesce a togliere. Mo, si è imparato a togliere. Mamma mia, raga, è quasi finito, peccato. Quindi, non è balocco questo, non mi ricordo qual era, quello con la scatola rossa, no, non mi ricordo. Vabbè, comunque, un pandoro, ovviamente è un pandoro che l'ho comprato, mi ricordo se 4,4 o 4,50 euro, ma non c'è nessuna beneficenza qua, quindi niente, va in tasca, nelle casse di chi l'ha fabbricato, quindi non c'è beneficenza. Vado tranquillo. Ma sapete qual è la cosa? Mo, poniamo il caso, no? Che tra un paio di mesi esce, che ne so, le brioche che se le compri vanno in beneficenza. Ma voi sapete che io, per quando ci sono rimasta male, io non li compro. Non li compro.
Cioè, guarda, quando è stato quello del Pandoro l'anno scorso, ne ho comprato due. Raga, credetemi, uno costava 9 euro e qualcosa. Cioè, non è che l'ho pagato, cioè voglio dire, come questo qui. Mi ricordo se 4 euro o una cosa del genere. No, mi sembra 3,99 alla Conad. Sì. Però dico, va bene, va in beneficenza, comunque va... una cosa per bambini, pediatrica. Dico la sincera verità, l'ho fatto con il cuore. Mamma, potevo pensare una cosa del genere? Cioè, assolutamente, mai. Ma io penso non solo io, penso qualsiasi italiano, voglio dire, che ha fatto il mio stesso ragionamento. È assurdo. Adesso ha detto che, ovviamente, ha detto che insomma farà comunque beneficenza, ma sappiamo. Oramai la figura di M l'ha fatta, quindi un già caccia a nessuno. Quindi lasciamo stare. Ragazzi, bellissima chiacchierata, sono rimasta molto contenta, mi avete fatto compagnia anche se non sono sola, ma c'è mio figlio, però almeno ho mangiato non sola, quindi grazie. Chiudiamo il caso Balocco perché non mi interessa più di tanto. Non mi finisco sto bella, sta poco di latte, a me è rimasto. Che buono, buono, bellissima cena, ci voleva. Perché fa un po' di freddino e solo latte caldo mi ha fatto proprio bene. Ok, ragazzi, io vi ringrazio, vi mando un bacione grande grande. Vuoi salutare? Vuole salutare? Aspetta. Ok, di. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ok, al prossimo video. Mando un bacio. Ok, ciao ragazzi, buona serata.